La fibromialgia è una patologia poco conosciuta. Il dolore è un argomento che ci portiamo dietro da un sacco di anni. I malati di encefalomielite mialgica, prima di ammalarsi, conducevano una vita normale. Siamo sottoposte a continui visite di controllo, esami, interventi. Sono Monia, donna affetta da endometriosi. Una donna affetta da questa patologia è chiamata a confrontarsi quotidianamente con un dolore cronico, per cui in questa fase in cui ci è stato chiesto di rimanere in casa e siamo state bloccate in casa, forse ecco la difficoltà maggiore è stata proprio quella legata al fatto di sapere di non potersi muovere liberamente. Per gestire questo dolore importante siamo chiamate a spostarci, a percorrere anche tanti chilometri, cambiando anche regioni per raggiungere i centri specializzati. Quindi sapere di non avere questa libertà di movimento è stato per noi motivo di ansia e preoccupazioni. Siamo sottoposte a continue visite di controllo, esami, interventi, e anche tutta questa situazione ha comportato certamente una interruzione o comunque un rallentamento e una riprogrammazione di queste visite degli interventi. Un'altra difficoltà che abbiamo incontrato e che sicuramente si è aggravata in questo periodo è sicuramente quella legata alle tutele e soprattutto alle tutele lavorative.